Oh. <laughs> Ok, 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 ok. Ora mi sentite? Eh, scusate, eh. Controllo anche le altre schermate. Bene. Bene, ok. Eh, vabbè, eh, avevo scaricato un'applicazione per eh, settare meglio l'audio. L'ho disinstallato subito perché a quanto pare ha fatto così. Niente. Vabbè ragazzi, nulla, eh, già salite il giramento di coglioni, <ride> vabbè comunque, dicevo Buonasera, facciamo finta, aspetta eh aspetta. <ride> Buonasera ragazzi, buonasera, bentornati in una nuova live mm. Mi raccomando, se ci sono dei problemi tecnici è tutto normale Va bene, allora Dicevo, buonasera, si stavo raccontando, grande novità, di domani vado all'università da tipo gennaio, che non ci ritorno per un'altra, per un perché c'è stato prima il lockdown, poi l'infortunio e poi l'agosto, la, quindi niente. Domani ritorno all'università eh, per fare il punto della situazione sulla tesi, quindi insomma, saranno delle, immagino, novità che mi diranno un po' quando, insomma, per quanto riguarda il discorso del, del coso, del, tanto sono da solo mi levo anche le cuffie, ma mi fa caldo e basta, per il discorso dell'Iguanodonte, allora, università faccio scienze naturali, trovi comunque tutte le storie in evidenza su Instagram dove spiego tutto, siamo università. Problemi bella la cosa, problemi tecnici con le stelline, l'altro della volpe, mi, mi piace L'Igualdonte aspetta solo me, eh sì, anche perché non è che possa muoversi più di tanto, quindi insomma Niente, allora ragazzi, buonasera, vi stavo dicendo, sono mega stanco perché eh, sono stati dei giorni mh, abbastanza impegnati Ho girato un nuovo video, eh, ho... ho mh, Partecipato poi al Bergamo Scienza oggi nel, nel una sfida a quiz contro la cara Elena a corsi. Buttini ha vinto la mia squadra, bella cronaca. E, e poi nulla, stiamo andando avanti con il discorso dei modellini perché stiamo lavorando al, al modellino nuovo. È uscito lo Spinosauro, è uscito il Megalocero. Vi dico subito: il prossimo modellino sarà un dinosauro italiano. Lo dico subito. Di cui sentirete anche parlare in futuro, insomma. Um, full potato candle, flexing no, via ora. Tanto questa non è tanto una flex insomma. Dovere di cronaca. Il prossimo modellino, tra l'altro, um, no, non questo, cioè quello dopo ancora, che non sarà quello dopo di questo, in. In ordine cronologico, ma poi ve lo spieghiamo, eh, no, dai, è un, din un dinosauro italiano. Cioè, sono letteralmente quattro i dinosauri italiani di cui abbiamo un identikit un pochino più formato, se non contiamo quella tibia dubbia che viene dalla, dalla Sicilia e che sembra di un piccolo tropode. Se non ricordo male, ma cioè, sono quattro, ragazzi, i dinosauri. Avete letteralmente il 25% di possibilità di, di azzeccarlo. Eh, comunque ehm, e quello dopo invece questo che non sarà quello che uscirà dopo ma quello su cui lavoreremo dopo che poi uscirà a dicembre ve lo spoilerò, spoilerò nel video di martedì tra l'altro perché eh, eh, martedì esce un video mono monografico abbastanza corposo che secondo me andrà sui 35 minuti secondo me e, e quello, insomma, vi, vi spoilerò lì che, di che animale si tratta. Capirete anche di quale serie è, ovviamente. Ah, allora, sono, sono un po' rilassato adesso. adesso è Cos'è il problema tecnico? Sono in live, tutto a posto, bene. va tutto bene. Allora, sto preparando un sacco di cose, ragazzi. Ma veramente un sacco di cose. Ehm, allora. Stasera si fa una live che in realtà Mi, era, mi, mi avevate suggerito voi Un po' di mesi fa E cioè la reaction al, Sarà una live abbastanza corta Perché appunto sono stanco e domani mi, mi sveglio Non so abbastanza presto quindi non è che va Non è che, che durerà due ore Nel senso e, Però vabbè insomma Sarà una live magari leggermente più Più corta ma comunque si finisce tutto Dissing ehm, a Blatter is coming Eh non lo so allora non lo so allora, eh, quindi noi andremo a vedere il museo di Animal Crossing New Horizon, che è appunto il prossimo. Il, scusa, è l'ultimo videogioco di Animal Crossing uscito. E lo commenteremo. Vedremo se è carino o se no. Io Animal Crossing mi, mi piace abbastanza. Non ci ho mai giocato in pianta stabile. Eh, non ho avuto mai console Nintendo. Eh, la mia ragazza c'ha il DS. E un'estate si era infognata con Animal Crossing New Leaf. Però. Quindi quello uno o due Animal Crossing, prima non so a che punto. Eh, prima Mira e poi questo video. Ottimo. Sì, in realtà il video di Miragaio non è che stia andando tanto bene. Perché immagino è un po'. Ehm... È perché è un video forse un po' più tecnico, forse su una cosa un po' più di nicchia. uscito. Dicene, secondo su, sul gruppo Patreon, qualcuno sostiene è anche perché è uscito nell'esatto momento in cui è diventata virale la, uh, la notizia della la fosfina di Venere. Quindi, insomma, vabbè, si è preso. Non lo so io, sinceramente. Io in realtà mi aspettavo un po' meno views per il via del discorso della nicchia e del. E del cosa, Però vabbè, sai, mh, a, a prescindere da che, un, da che la gente li guardi o no. I video, comunque, le di lavoro sono quelle. Non è da dire tipo, ci ho lavorato poco. Quindi, anche se riguardano un po i, No, Il lavoro è sempre quello. Comunque, scusa, se mi sono interrotto un attimo per questo momento scusate. Eh, grazie anche per complimenti al video, fa piacere che, che vi sia piaciuto. Eh, dovevi mettere la sua faccia o gli occhi teggrati in copertina. Beh, il prossimo video non, non rifarò questo errore, Fede. Uh, e, um, comunque dicevo di Animal Crossing quindi non ci ho mai giocato in pianta stabile tra l'altro scusate c'ho un casino alle mie spalle devastante um, Animal Crossing sì ma infatti mi interessava Imperatore sia per la questione paleo che la questione acquario che la, insomma, che la questione artropodi diciamo c'era interessante comunque era, era simpatico c'era anche delle chicche quella Divertenti, ehm, tra l'altro, mia, mia, mia ragazza mi diceva, <ride> e, e anche qualcun altro mi ha detto: che Somiglia a Ivano io, che è il camaleonte, quello che gli porti gli insetti per eh, le gare, e poi in realtà se, se li mangia, fondamentalmente. Ehm, ok, ehm, eri stato te, tra gli altri a suggerirmela, a Leo. Quindi la reaction, non mi ricordavo. E comunque, si, sì, stasera la facciamo e si guarda un po' quali sono le, le chicche, se ci sono di Animal Crossing mentre mettiamo io ecco qua La music ok audio texto allora e mentre lascio qua ok Ok, iniziamo. Museum, museum 100% completed showcase dall'altro. Dura 20 minuti quindi. No, i fossili ragazzi, non, non ho detto non gioco Animal Crossing. Cioè ho preso un video di, di Beard Beer che ha 366.000 iscritti su YouTube che ha semplicemente il museo e c'è cioè lo showcase del museo. E non lo commentiamo. blattero e dorme. Ma figurati Luca, anzi, sei... ganso che sei stato nella stazione di inanellamento. Oh, iniziamo con gli insetti. Tanto è bellissima sta cosa, eh, il museo con tutti gli insetti liberi è stupendo. Brown cicada. Giant cicada. Robust cicada. Vediamo se sono delle cose che... Che esistono. Immagino di sì. Brown cicada. Ok, la brown cicada mi dà che è la grappa... Topsaltria nigrofuscata. Attenzione. Poi. Mettiamo Giant Cicada. Invece è la Quesada Gigas. Eccola qua. Poi abbiamo Robust Cicada. Mi dà sempre Quesada Gigas. Vediamo un po'. L'Animal Crossing Wiki, che mi dà? Min Min Zemi. Vediamo se a cercare il nome comune. In. Ok, Tialessa Maculati Collis. Questa qua. Mentre invece l'altra era. Ah, no, ne abbiamo viste tre. Ok, Brown Cicada. Già un Robust Cicada. Evening Cicada. Che bellissimo nome. Cicada della Allora, Cicala Higurashi Tanna Japonensis. Bella Cicada Shell. Eh, questo è praticamente il, il guscio tra virgolette della cicala. Sarebbe l'esuvia del, dello stadio immaturo della cicala che eh, trascorre Diciamo la sua giovinezza eh, nel, nel terreno e poi quando è pronta, esce fuori, si arrampia con le sue zampettine, è piuttosto diversa dall'adulto apparentemente, in realtà non si parla di stadio larvale ovviamente nelle, nelle cicale perché sono insetti a metamorfosi incompleto, se vedete, sono comunque etero e, e da lì, dal guscio di cicala, si spacca, tra virgolette, ed esce da dietro la, la cicala adulta dotata di ali e con le gonne di matura. Walker cicada invece, che cos'è? Volker ok, vediamo anche io di nuovo Tsukutsuku bosh, Boshi Tsukutsuku Boshi Chissà se Tsukutsuku è un noto pezzo. Meimuna Opalifera Opalifera presumo perché ci avrà un colore palescente. E portatrice di penso. Eh, si guarda anche un po' tutte le cose A pesciolini Diving Beetle, bello, quello è un Ditiscide, è un Ditiscus, credo, secondo me è un Ditiscus Marginatus, quello, o qualcosa di, Marginalis, scusate, o qualcosa di simile, perché ha, vedete, ha queste striature arancioni dietro, infatti, aspetta, lo vedete, vero, sì, fammi un po' vedere, guardo un attimo l'augurio, aspetta, e vedere se vedete quello che sto, no, sì, ok, lo vedete, perfetto. Questo sì, sono belli, sono dei coleotteri carnivori. Eh, quello, ovviamente questo è lo stadio adulto. Molto molto carino. Molto carino. Poi cosa abbiamo? Abbiamo Diving Beetle, Giant Water Bug. Eh, vabbè, una cimice d'acqua gigante. Presumo insomma un Letocerus o qualcosa del genere. Un bello stomatide, via. Pond Skater invece, sono i Gerridi, sono delle altre scimici predatrici che non sono notatrici. Ma stanno appunto su, sono quelli che vedete, che fanno sulla superficie dell'acqua. Ovviamente, non affondano per via appunto del loro um, peso leggero e del fatto che sfruttano con dei peli sulle zampe la tensione superficiale dell'acqua. percepiscono le vibrazioni um, degli insetti che cascano sulla, sulla superficie dell'acqua li vanno lì e se li mangio tra l'altro hanno delle zampette raptatorie che sono il primo paio Raptatorie diciamo non ovviamente morfologicamente specializzate come quelle dei mantispidi o delle mantidi o anche dei pedostomatidi in realtà con, come la cimice prima però eh, comunque le usano per afferrare piccole pete infatti sembrano strano che sono insetti perché hanno quattro zampe in realtà quattro zampe sono quelle che poggiano due quelle tengono su simpatia tra l'altro c'è scritto che è stato donated by Rado quindi è strano perché lo, ci ho fatto caso Tutte le altre cose che è sempre venuto scritto donated by rado, ma a me non mi sembra che, non mi sembra che, che gli abbiano donato di rado delle cose, quindi strano. Dai, mi sembra più donated spesso, insomma. Ah, quella è una morfo. Oh, ah, belli. Andrei anch'io in un museo a sedermi all'insetti. In... 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 Jerry Descotti Allora. Man Faced Stink Bug. Quella è bellina. Mi dà l'idea che abbiano messo anche più specie rispetto a prima. Molto bellina questa, eh. Veramente ganza. Sembra tipo un signore giapponese delle stampe vecchie. Vedete, c'ha anche il copricapo. Simpatia. Catacanthus Incarnatus. Molto bellina. Grazie mille Mr. Cub per l'abbonamento con Prime. Grazie mille. Onibi, vabbè, l'ape da miele. Apis mellifera presumo. Tiger Beetle, bellissima. Questa è la Cicindela. Eh, sono praticamente dei coleotteri, carabidi. Che sono predatori, hanno degli occhi incredibilmente grandi, infatti ci vedono benissimo, sono anche incredibilmente veloci. Pensate che quando corrono sono cieche perché vanno talmente veloci che il cervello non riesce a processare al pari passo con le, cose, con le informazioni che arrivano, le, insomma, le immagini. Credimi. Questo già ve l'avevo fatto vedere nella tier list degli insetti, cazzo. Vediamo cosa c'è, immagino. Ah, vorrebbe guarda bellina Guardate la mantide. La vista visto come è messa davanti, è messa in questa posizione, si mettono per difesa. Infatti, molto spesso alcune mantidi hanno delle. Alcune specie hanno delle ali con degli ocelli o comunque delle macchie che sono uh, usate per, più che per volare per spaventare. Cioè si mettono tutte così, oppure con le, antenne, con le, le zampe raptatorie così estese per sembrare più grandi, e con le ali aperte per spaventare. Bellino questa cosa. Perché prima non era in questo modo. Stava camminando. Vedete? Ecco, vedete. Ora torna normale. Bellino. Stinkbug. Dove aspetta, però? Allora, Stinkbug. Ok, è un pentatomide generico verde. Sembra una nezzara virgola, ma ha le mie eretre scure. Questo qua invece, eh, che dice Rainbow Stag, è il faracro rognato. Faracro. Palacrognato scusa. Mualleri. Che è stupendo. L'ucanide incredibile, bello. Ah, Luglio hanno aggiunto le creature marine. Ok, vabbè. Se, in caso se non ci sono qua, ce le andiamo a vedere poi. Gianlu. Vabbè, la lucciola. Maschio, presumo dall'aspetto. Che molto spesso le fiammi sono. Ah, guarda, c'è un urania. Abbiamo visto di farfalle, un, tipo un simile Mahone, una morph blu e un uranio. ma Prima il genere era urania, ora hanno cambiato. Ora allora, da un po'. Questa qua, questa verde si chiama. Aspetta. vabbè ora tanto se fa così, la trovo. Si, sì, urania Arifeus, vabbè. crisi Crisiridia Arifeus, ora si chiama. No, oh, che c'è che salta lì? Gioelbito, questo è un dermestide e eh si sì, scusa. Buona, si, sì, un buprestide e ehm, la specie mi sembra simile ad alcuni dermestidi sudamericani o simili. Vedete, cioè, quella si sì, è classico. È il Crisocro Qualcosa di simile, genere risocroa Comunque, Bah bellissimo. Rosalia Batesi Beetle, Rosalia Batesi che in realtà è molto simile alla uh, Rosalia Alpina, abbastanza simile, vedete faccio vedere la Rosalia alpina che è simile che è un insetto protetto a livello europeo sempre un cerambice. E infatti sta sul legno perché c'è comunque... cioè, il tarlo asiatico bellissimo questo direi che è proprio lui giant stag credo sia il dorcus titanus eccolo qua è il mio tatuaggio questo Sous hmm, Quello che cos'è? Mi sembra del genere Lucanus a vedere. Perché quello sono fatti bene, eh? Secondo me è il genere Lucanus. Soustag. Ah no. Ah, no, ok. Il prosopocoilus inclinatus. Ho presente la specie. Ho capito: Prosopocoilus inclinatus. Quello sotto. E questo sotto, questo sopra mi chiama Stag. E quello mi sa che è un, un Lucanus. Lucanus Maculifemoratus, infatti. Ah, no, infatti prima dicevo questo qua sopra. Questo ha queste es escrescenze, qu insomma, la forma di questa testa. Queste due protrusioni all'indietro è tipica dei, dei Lucanus. Quindi per quello dicevo. Infatti mi sembrava stan e fosse prosopopopoglius, ma era quello sotto. Molto bellini. Questi invece sono Drone Beetle. Questo non so cos'è: Drone Beetle. Oh, eccolo. Canabu. Ah, ok. Quello sotto. Eh, guardavo quello sopra. Ok, eh sarà un, un cetonino di qualche tipo. Mentre invece quello sopra è Horned Dynastid. Che a occhio dovrebbe essere Un'allomerina allomerina di Kotoma: Mushiking Great Purple Emperor, bella sta farfalla, eh. Sasaki Caronda si chiama. <ride> che cascaoli. Perché c'è Bugworm? Ah, sono i cosi questi: i, mm -mm -mm -mm, i psichidi, quelli che fanno eh, l'astuccio quando sono larve con tronchetti e robe varie. Wasp generico a occhio mi sembra. Genere Vespa, cosa si chiama quello? È Art Boring. Art Boring Dung Beetle, ok. sarà un geotrupide o qualcosa del genere. Aspetto, sono quando Quello direi che è un simpatico Blue weevil Beetle. Si chiama Euphorus, se non ricordo male. No, si chiama allora Eulophorus. No cerchiamo blu e... blue weevil weevil è il nome dei curcubionidi eufo eufolus eufolus eccolo eccolo le diverse specie questo mi sembra um, questa qua scarab beetle essere eccole Scarabei. Ah, qua c'è la Atlas, ah, un maschio perché ha le. Ah, bellissimo! Questo è l'Alotopus Rosenberg, questo là. bellissimo. Dicevo, ah, quella latta è un maschio perché ha le antenne più mose. Le femmine ce l'hanno più di fuori. Ripro un attimo la shot. Gli insetti nel gioco sono davvero dettagliati. Eh, vedo, vedo. Abbastanza. Francesca Chizzone. Grazie mille per uh, l'abbonamento su Prime. Benvenuta, e spero ti troverai bene. Grazie mille. È una monstera, guarda, è una delle poche piante, riconosco. Ah, questo è l'Argiope, eh. Palese, proprio. Che poi hanno fatto della roba mega di nicchia. Perché all'Argiope c'hanno mai scritto Spider? Spider ce n'è boh, 40.000 specie di Spider. Giù di lì. Kiwishi, come si chiama eh, in inglese l'Argiope? Argiope, Argiope <ride> ci mettiamo Common Name. Orb Weaver, mi sembra. Common Names, Wasp Spider, si sì, insomma St. Andrew Cross Spider, si sì, si sì, Ragno a Croce di Sant'Andrea Perché sta a X Black and Yellow Garden Spider Corn Spider, insomma via che lo chiami Spider? Cazzo, ma ah, ci sarà solo questo di Spider Allora, boh, Spider Questo no, questo eh, mi va bene Finora ero contento, ma questo è un po' paio... oh, a sedere, cazzo io lo vorrei Sto posto, ci vai, c'è pieno di Giro. A li Banded Dragonfly Ah, guarda bella la cosa Guarda dove si chiama Banded Dragonfly Buonasera a tutti quelli arrivati Adesso, eh, tra l'altro Oniyanma C'è molte specie giapponesi, ovviamente Anotocaster Sieboldi si È eh, la Banded Dragonfly Damselfly, questo è Damigella, però Damselfly è il nome generico del, del, del sottordine degli zigotteri. Quindi insomma un po' vago questo. Red Dragonfly. Um. No, non red dragon, ma red dragonfly. Sì, vabbè, ciao crossing Dragonfly. Akiakane. Akiakane. Akiakane Insect. S ah, Sympetrum ok, È del genere Simpetrum, c'è anche da noi il genere Sim. Darner Dragonfly. Famiglia degli Eshnidi. Inyama. No, non Gintama. Inyama Insect. Niente, non ce la faccio. No, questa rimarrà così. È Eshnidi. Famiglia. Ah, quella farfalla di rosa, tra l'altro, non lo so. Uh, vedo, vedo roba incredibile. Va, eh? parte... Quella farfalla lì, maremma miseria, non mi ricordo il nome. Aspetta, eh, uh, Black Green Butterfly. Questo è un trucco per l'identificazione. Scrivi la descrizione della roba e a volte ti esce <ride> Eccola qua, ma non me lo dirà mai. Butterfly of Malaysia, un po' vago, vagamente. diversità in Asia, palli di tipo eccola qua. si va sì, a capire ma questo è un po raja Brook ah ok mi ricordavo c'era un nome Dai, ma non... trogonoptera trogonoptera bruchiana e maschio e femmina l'altro sono diversi vedete quello credo sia il maschio infatti trogonoptera bruchiana qui si va a parte preferita mia eh Horned Atlas. Allora, Horned Atlas che è quello, quello sotto. Allora, ehm, è il calcosoma calcosoma Atlas, però non si vede tanto bene. No, sì, perché praticamente per distinguerli dagli altri del genere calcosoma devi guardare anche dove sono orientate le corna eh, toraciche e quanti dentelli ha il corno cefalico. Ad esempio, se puntano in giù è il calcosoma molle in campi mentre invece negli altri puntano verso il dentro. Come caso. Gli altri sono Calcosoma Caucasus e Atlas. Questo è Atlas. Questo è um, Scarabeo hercule Giraffe stag, questo sotto è il Prosopohoilus Giraffe. e quello sopra, scommessone, è Ciclomatus Elaphus. A occhio. Ciclomatus stag, sì, vabbè, comunque. Direi di sì. Poi c'è... Ah, Violin Beetle, questo è quello a cui scelte, tra l'altro in Megasoma Elephas e... e in Golia. Questo è quello da cui hanno fatto Krikiton, il Pokémon, c'è presente? Non mi ricordo come si chiama. Vediamo un po'. Violin Beetle. Mormolisce Mormolische Pilloides. Horned Elephant è Megasoma Elephas. E poi Goliath Beetle è Goliathus. Non c'è dei ticcare anche i pescini. Cosa ce lo deciso tu? Ah, ok. Questa era finita. Ah oh, sì cazzo, ma no, si. Sì, guarda lì quante farfalle! No, bello. Ma le farfalle non te le fa vedere? Madagascar Sunset Mot, che era ok. La Crisidia prima, farfalla monarca, questa arancione. Rajabrook, ok. Trogonoptera, che abbiamo visto prima. Bella, sta cosa, mamma mia. Che pace. Peacock Butterfly, questa qua, ok vediamo un po' Sono tutti... In maggior parte sono papiloni Peacock Butterfly, eh boh, però mi viene la nostra Aglais Io Bell'occhio di pavone, forse intende questa Eh si sì, intende e questa si chiama Peacock Butterfly Animal Crossing Karasuageha. Vediamo un po'. Papilio Bianor. Papilio Bianor. Quello allora, là. Bella, eh? Bella, bella. Tiger Butterfly è... Mh. Papilio, non mi ricordo come si chiama. Sim Simile al macaone è alla cosa. E al Podalirio, più al Mahone Papilio Glaucus, ecco, veniva, già ne era quello. Ah, questa è l'ornitottera della regina Alessandra, è una delle lepidotteri ropaloceri più grandi, e ecco, anche protetti, non ricordo male. Tutto Lo scarabiaco lì mi ricordo fosse l'insetto più pesante al mondo. Allora, Fede, in realtà l'insetto più pesante al mondo sono le larve, perché comunque non è l'adulto, ma è le larve. Le larve sempre di un coleottero, ma credo che fosse un dinastino. Non mi ricordo se era del genere megasoma, probabilmente. Le larve del megasoma Mars, forse. Poi lo vediamo. C ho quel libro sui coleotteri che ve lo fa vedere in una live, vediamo lì. Ma mi sembra siano le larve di megasoma, gli insetti più pesanti. Common Butterfly, non sì, ho capito bene cosa sia. Sì, aspetta, scusa. Cos'è? Ah, ok, questa. Questa qui bianca. E questo è un pieride. Non del genere Colias, ma simile. Coilia è un pesce, io voglio Colias. Non è un Colias, ma è un pieride comunque. Già queste ci somigliano abbastanza eccetera in realtà insomma poi cambiano anche in base insomma specie a volte qui direi un pieride di qualche tipo un yellow butterfly anche lì non so cosa di preciso ma sembra molto eh, scusate anche quella famiglia dei pieridi Coli Assossi Emperor Butterfly, quello che è. Oh, arrivo eh, un attimo. Oh, io, io, scusate. Preso un po' freddo stanotte. Smat 94, grazie mille per l'abbonamento. Benvenuto qui nel mio canale Twitch. Spero si troverai bene. Allora, Emperor Butterfly. Morufo. Vabbè, ah è Morufo. <ride> morufo è Morfo. Ok, quindi è una anamorfo. Una delle, del genere Morfo. Se le panchine trova le testa lui. Visto. Ah, questo ho capito. Vabbè, questo ce l'ho anche. Grafium Sarpedon Non mi viene al genere Agrias Butterfly Ah questa eh, la chiamano eh, o Farfalla 88 Tipo Agrias Butterfly O forse c'è un'altra Agrias Butterfly Sì chi ha praticamente sotto Ok Gen genere Agrias che è successo, trotto della Volpe. Grazie mille per, per i 2 euro. Grazie mille davvero. Si ero mai scontato. Eh, vediamo se me la fa vedere da sotto l'agrias. Eccola qua. Ok, no, mi sbagliavo. Non era questa la farfalla 88. Perché c'è una farfalla c'ha delle piazze che sembrano degli 88 sotto le, sotto le ali. Questa vabbè, comunque è messa bene anche lei. È bella sia sopra che sia sotto. Ladybug, ok Una, una coccinella Snail, dov'è? Ah eccola Tra l'altro snail se la cercate vuol dire lumaca In inglese ma Strano ma vero ehm, A livello terminologico c'è comunque Una distinzione in italiano tra lumaca e chiocciola Chiocciola ha il guscio, la lumaca no In realtà c'è anche in inglese Perché le lumache puramente detto Nonostante snail venga tradotto anche con lumaca In inglese si chiamano slugs Slug slug, ma il non si chiama Slug per... per quello slug slag più magma Perché è di fuoco non una lumaca di fuoco Oh dove ci portano adesso Altri insetti wow Pillbug Ok Ah uh, non uh, uh, lo vedevo Eccolo qua è il uh... Porcellino di Terra, Porcellino di Sant'Antonio, ce l'hanno 18 milioni di nomi dialettali, li chiameremo isopodi, va bene, isopodi terrestri. Noi, la gente. Per la gente. La gente, tutta per la, la gente. gente. La gente che va per la sua strada. Centipede, scolopendra, questa è... La scolopendra, mi ricordo se si chiama Morsitans... No, non è la Morsitans, è un'altra. Scolopendra, su la sub invece. Ci somiglia già di più. Circa. In realtà neanche tanto. Ma comunque, cento piedi. E quella è invece Moth. è Moth. eh che... Cazzo, che vuol dire Moth? Moth è un po' vago. Un pochino vago. In teoria anche la farfalla, la puzzata la, la, la sembra Moth. Qua ah, qui c'è la, la mantide orchidea Bellissima Insetto stecco che, E l'insetto foglia bellissimi Walking stick Insetto stecco e walking leaf E walking dead accanto. Bellino comunque da morire questo museo eh? Tarantula anche lì un po' vago Mi fa vedere meglio sta tarantula per favore Mi sembra di Intravedere delle Delle gambe arancioni quindi è... Non come si chiama. Mi sembra sia una cosa del genere. Mexican Red Knee Tarantula, ecco. Che è la Brachipelma. Mi sembra di vedere quelle, quelle bandine lì. Qui c'è proprio classico. Scorpione. Ok, qua dietro che ha occhio sembra molto un pandino. so comunque uno dei grossi scorpioni neri. Dunk Beetle proprio qui, proprio, proprio mas, Scarabeus, uh, Sasher uh, o qualcosa di simile. Stupide, non lo so. Ma che bello è dietro. Rice Grasshopper. E eh, cos'è? Rice Grasshopper. Inago. Ok, se le volete mangiare ci sono. Eh, non ho capito che tipo di ortottero sia. Comunque una cavalletta è dato. Migratori locust. E quella è la. Forse è proprio la locusta migratoria. Ah oh, occhio deve essere lei. Eh sì. è proprio la locusta migratoria. Qui c'è una teca di ortotteri. Long locust. Questa qua credo sia tipo genere acrida. A occhio. Ant. Anche quella è un po' vago, ent. Eh. Grasso opera, questa leggermente vago. Cricket, grillo. Femmina perché ha l'ovopositore lungo se. Scusate. In fondo l'addome, c'ha una specie di pungiglione in realtà. E l'opovo bel cricket. Ma che bel cricket. Cerchiamo se è bel cricket. Bel cricket, Meloimorfa giapponica. Okay. Si chiamerà Bel cricket so perché sembra una campanellina. Il suono Mall cricket, bellissimo. E il grillo talpa che sta appunto qua sotto. È strano, però, che comunque dice farfalle. Fa vedere questa tra l'altro con la lente. Io non ho visto, ma presumo ce ne siano altre piccole. Se no, che formica è da sola? Bellissimo. Questa parte dove c'è le farfalle si schiudono e robe varie. Stupenda. È un simbolino di DNA. Sarà che quelle sono drosofile? Sarebbe incredibile. Moschito, ok. Flea, le pulci. Quelle tipo Paper Kite Butterfly. La farfalla, quilone di carta. Idea leuconae. Flai, le mosche. Queste tra l'altro il fatto che siano verdi così Mi viene in mente che possono essere eh, Le ah, Come cazzo si chiamano I calliforidi Ecco calliforidi. Bellissimo c'è il simbolino di DNA Accanto alle mosche perché dai moscerini come sapete abbiamo imparato Un sacco di Di roba Ma non le vogliamo mangiare anche se a detta di barba, barba scura Sono buone forse un morsetto glielo darei Ma guarda in realtà io le ho assaggiate in più versioni, mai fresche, devo sincero. Sempre secche ho preparate in altro modo. io gli insetti ho mangiati diversi, anche non insetti. Eh. Ho mangiato diversa roba, la roba che ho mangiato mi è sempre piaciuta. Bellina, sta parte. Tra l'altro, guarda, questo è il telo eh, con la luce che usano tipo per attirare gli insetti. No? Ci mette la luce sul telo bianco e arrivano gli insetti eccessivi. Usano gli entomologi per campionarli. Molto, molto bellina, sta cosa. Prezzo è proprio figo. Questo museo qui invece c'è Warf Roach. Ah, ma questi devono essere, però. I osi eh. devono essere isopodi. È eh, ligia exotica scarafaggio di mare o scarafaggio di molo. Infatti, è un isopode. Ok, infatti sono crostacei questi. Ecco perché, insomma e lì c'è Hermit Club. Ok, un po' paio di quelli terrestri. Anche la cosa, la Venus fly trap, la Eh, uh, Bellissimo! No, stupendo! Stanno facendo a botte! No, stupendo! Hanno messo tutti con le otterie che fanno a botte! Ah, no, allora, questa è una Jojo reference? Eh. Poss is possible? Questa, non so se l'hanno fatto consapevolmente, se praticamente eh, c'è un, uh, un discorso del fatto che sono random le specie di... Di coleotteri che si radunano qua per lottare, eccetera. Però questa è una Jojo reference. Ed è l'unica cosa di Jojo che ho letto: è eh, questo combattimento tra il Dorcus. Eh, credo se fosse un Dorcus Titanus Palawanicus, che è quello che ho io qua tatuato. E l'Allotopus Rosenberg. E questa è Jojo reference. Eh. L'unica Jojo reference che posso cogliere perché è l'unica cosa di, di Jojo. Essere. Ah, poi, non so, ripeto, magari è random e non vuol dire un cazzo, però insomma. Mi è piaciuta la cosa. Non ne ho idea se sia una cosa consapevole o meno, eh. Sono sincero. La Vespa, è, già che ha fatto in nido in quel modo, sembra proprio liste. nido di carta appeso. E ora dove andiamo? Pesci, perfetto. Platino, nel senso, dorme con un. Con un ghiro. Eee, eh, vada lì. Che spettacolo sono vari pesci ornamentali, vedo anche dei pesci rossi. Neon Tetra, proprio il classico pesce da acquario, Betta Splendens, ovviamente, cioè il pesce combattente, che in realtà non ci dovrebbe stare con altri perché non fa pulito. Eh uh, Fish, che roba è? Garra rufa. Ok. Rainbow Fish Cos'è? Sì, buone ne <ride> Troverà mai aspetta, Rainbow Fish Animal Crossing? Forse ah, ok, ah, ok. Real life Rainbow Fish made articolo Rainbow Fish on Wikipedia. Vediamo che cos'è Melanotenia Boseman. Boseman, ok. Angelfish, un pesciangelo Poi altri Killifish Oh cos'è? Tra tutte le cose di Jojo di cui uno si può ricordare La battaglia tra gli insetti è quella più memorabile È eh, pingo però io in realtà so mi ricordo quella Perché conosco solo quella cosa di Jojo eh. <ride> Intanto è quello Allora Killifish Vengono indicate da acquario, fra elevatori biologici, la maggior parte delle famiglie di pesci appartenenti all'ordine dei ciprino-dontiforme. Insomma, una cosa vaga, via, insomma. Comunque, vai, un ciprino-dontiforme. Vabbè, per Goldfish, ha un pesce rosso. Popite Goldfish, un'altra, sono quelli con gli occhioni. E Rancho Goldfish, sono quelli con le guancione. Invece, tutte varietà. I guppi, un altro grande classico degli acquari. Dicevo, varietà di pesci rossi, insomma. Dato pesci rossi iniziato a levare per ah bellissimo e risalgo la, la cosa pond smelt che cos'è pond smelt sperlano ok salmone maschio che ha la bocca no È il colore rosso che gli viene quando in fiume king salmon un reale sturgeon ma quindi ma So che specie. E mitten Crab. Anche lì storione. Quale storione? Anche. Granchio cinese. Ok. Chinese mitten and Crab. Come si chiama? Aeriocaire Sinensis. Bellino. Queste sono specie che vi voglio. Bene. Pale Chub. Pale Chub. Zacco. Platypus, che usiamo questo qua tilapia, va bene, ok stringfish non lo conosco Taiman di Sakhalin. Parahucio Perry Deis. Fish Common Dace Leuciscus Leuciscus Bellina sta cosa. Freshwater Gobi Gobi d'acqua dolce Gobi donco <ride> Ok non la trova Yellow Perch Invece è Perca Flavescence perca gialla americana sì che poi mi chiedo eh, tutte queste cose ovviamente non stanno sempre negli stessi posti ovviamente eh chiaro sweetfish aiu plecoglossus altivellis crucian carp cos'è Carassio comune, ok ah, ok. È il... Uh, ok, Carassio comune. Nulla di... Così, alieno. Carassio dorato è quello da quando seleziona col pesce rosso. Golden throat. Belle, a parte le trote sono un casino a livello tassonomico. Eh. Trota dorata. Oncorincus agua bonita. Che non potevo. Share Salmo. Questo invece... Oncorincus mazou. E invece l'altro è... Char. Char, char. Salvelinus alpinus. Ok. Uh, la Rowana E la rapaima. Vendi. Ah, il coso anche. Poi da lì. Eh, Piragna... Cosa è Serra Salmus questo? Il Red Bellied. E mi Serra Salmus. Greco Serra Salmus. No, Pigocentrus Natterei. Scusate. Il Serra Salmus è un altro. Sadled Beacher. È quello lì in terra con tutte le pinnette, stupendo, bellissimo. Dorado, pesce patio E poi abbiamo la rapaima, questo qua, stupendo. I pesci preferiti, l'acqua dolce e la ruana, la ruana ce l'hanno spesso. Ho notato nei, nei ristoranti cinesi, negli acquari. Non so come, eh, ma c'è una tartaruga qua. Deadpool, vabbè, girino. Va vagamente vago. Rana, vagamente vago. Bitterling. Questo che cos'è? Cioè, si sciupano su ste cose. Cioè, hanno delle robe super ganze di nicchie. Rodeo Amaro si chiama questo. Rodeus Amarus. Questo Bitterling. Loach è il... Um... Oh, non mi viene il nome, non mi si chiama in italiano. Quelli ecco barbetti che stanno no, loach, pesce loach, pesce ah, i cobi. I cobitidi, eh. catfish, pesci acqua, pesce si, sì, pesce acquario, <ride> pesce gatto generico eh, blue gill. Oh, no. Luigi vuol dire, Ok, le Pomis Dicevo, si sciupano su queste cose C'erano cioè delle robe mega di nick che poi vanno tipo rana, falena, ragno e eh, doppia nappia. Black base, vabbè, eh, cos'è il black base? È il boccalone? Può essere no, persico trota. Ok, il largemouth base, è il boccalone. mi ricordo. Micropterus salmoides. Arpa, anche di generio, presumo sia questa qui. coi ah, lì vedo un luccio eh, anche. Ah, no, il koi, ok, la carpa è da un'altra parte, non l'ho vista. Soft shell e tartle. Quindi, se, mi raccomando, se avete visto il video sul guscio delle tartarughe che ho fatto, sapete anche perché hanno il guscio così. Crowfish. Ah, ok, quello è il, il gambero. Fish. Che è un gambero particolare d'acqua dolce? Sì. Ok, in some parts of the United States they are also known as, as crawfish. Ok, gamberi d'acqua dolce. Generico, dal colore rosso potrebbe anche essere un pro russo per quanto ne sappiamo. Gambero hill la prossima reaction alle battute pessime quando prendi gli animali potrebbe essere. Avevo un gioco di pesca dove pescavi molti di questi esemplari Il bluegill era l'odioso minuscolo pesce a boccava sempre Ovviamente ti Ti Come dire Ti, ti, ti fotteva perché magari Un po' più in là c'era quello <ride> Che volevi che era più bello più raro eccetera Giant snakehead Ah questo qua è i chan Questo qua sotto Cazzo un bellissimo pesce eh? Anche se una piaga Invasivo alla morte Bello però Bello Gar, che è il okay, luccio, stupendo, altro bellissimo. Pike. Ah, ah no, scherzo, Pike è il, il luccio. Gar è quello che noi chiamiamo luccio alligatore, credo, o qualcosa del genere. L'episostadi. Mentre invece... Luccio. Esocide, esatto. Perché in italiano spesso i volontari traducono tutti e due luccio, in realtà sono due cose diverse. Snapping Tarto, quindi che l'idra serpentina. Tartaruga zanatrice, probabilmente, no? Belli. Eh, anche in mare? Eh? Sì, già vedo uno squalo bianco e uno squalo balena. Pensate, paradossalmente è più facile tenere... In cattività uno squalo balena e uno squalo bianco. squalo bianco non ci hanno mai fatta, o se ci hanno fatta solo per brevissimi periodi. Mahi mahi, cos'è? Tipo, non oh, ricordo se... La lampuga è un altro nome o è quella. Corifera cavallina. Corifena hippus. Lampuga, ok, ah, è quella. Bellissimo. pesce. Anchovy, vabbè sono le, le ringhe. Marlin blu, stupendo. Marlin Proprio siamo in italiano, tonno insuperabile il tonno, tra l'altro, come pesce, no, a parte gli scherzi. Il tonno, tutta la gente la associa alle scatolette, ma un pesce stupendo. Io l'ho visto una volta un tonno mentre ero al largo di Castiglioncello, su una barca naturalmente, anche c'è andando, e abbiamo visto per più di una, tre volte un tonno rosso. Uh, che um, che cioè, non è un tonno di colore rosso, siamo si tonno rosso. Là, che saltava tipo sull'acqua, probabilmente per prendere dei, dei, uh, delle prede da sotto, pesci piccoli. Ed era uno spettacolo. Gli animali enormi, clamorosi. Tra l'altro, i tonni si sono ridotti di dimensioni in alcune zone perché è stata fatta pesca selettiva sugli esemplari più grossi e hanno tolto. Dal pool genetico di popolazione, se non ricordo male, è sempre più grosso. Mi sembra, non ci metteremo su fa' ma mi sembra di averlo letto. Poco come hanno fatto no? con le zanne gli elefanti. Bellissimo! Cioè, è triste che la gente lo associ solo alle scatolette perché è un pesce stupendo. Giant trevally Cos'è il carango cavallo? Mi sembra sia sì, eh? sì, carango gigante indo-pacifico. Indo Caranx ignobilis. Chissà perché questo è brutto nome uh, si è meditato. Poi vedo una remora. E ovviamente squalo bianco e squalo balena. E mola mola anche. Whale shark. Tanto li hanno fatti di quasi dimensioni uguali. In realtà dovrebbe essere molto più grosso lo squalo balena. Pensate c'è all'acquario di, di Osaka che ho visto c'è una vasca gigantesca dove ci sono due squali balena. Paradossalmente lo squalo bianco è cattività non regge. Oh, benissimo. Sacrificio è la cosa, la, la, la remora Horse mackerel Dugarello Credo Iscomoling Atlantic horse mackerel eh, immagino sia sì, questo Questo è il uh, sunfish dall'alto Curioso Noi lo chiamiamo pesce luna gli anglofoni lo chiamano pesce sole. Il nostro pesce sole è un altro pesce ancora per gli anglofoni. Bellissimo. Great white shark. Vabbè, chiaro. Grande squalo bianco. Piero Che spettacolo. Questo mi ricorda molto Lis lo scenario di Lisbona. E ti metti lì fermo, sta lì. No, quello pesce di profondità. Mamma mia, spettacolo! Questa è tanta roba, eh. Cazzo, questo è tanta roba. Il regaleco, Ce la tanto. Berrellai è. Ce l'avete presente? Qual è? È famosa la foto del berrelai. Ehm, questa qua, vedete? Gira tantissimo so, foto. Ofisto Proctidi. Giorda. Poi c'è un melano sceto. Orfish è il pesceremo che in realtà per noi è il regaleco o re di aring, pesceremo per via della forma delle pinne. Football fish? Cos'è il football fish? Uh, ok, è un nome di una famiglia di rane pescatrici per via della forma, presumo che sono fatte a pallone a fuoco però ammetto che non lo conoscevo come nome comune delle cose delle nane pescate di questa famiglia di nane pescatrici in inglese e poi c'è Celanto bello eh questo è bello eh i pesci universali sono so veramente forti una scusa da palombaro che già mai ti entrerà perché tipo è fatta simile proporzioni umane mentre te sei super deforme ok strana Mamma mia, aspettavo. Quando andavo a vedere gli Oblò, Oddio! No, ma per me quando si è messo, Tipo, seduto cioè, che c'era lì davanti, c'era la vascona davanti, Mamma mia, aspettavo. Allo scenario di Lisbona, Io ci, ci sarei potuto, Boh, stare due settimane lì dentro. Così, E che c'è altri? Ah, oh, poi altra roba. E vai, vai, Zibra, Tarchifish. Pesce tacchino zebra. Non so. <ride> Ombrellino cinese Zebra Lionfish. Ah, ok, è come un coso: è come un parente del pesce scorpione. E eh, io pensavo fosse questo qui a strisce bianche e nere: era lui. Barred Knife Joe: eccolo, Knife Joe coltello of legnatus fasciatus si base drop the base spigola pare eh ah li vedo anche una red snapper ok non mi ricordo mai come si chiama non capisce che... Snapper. Lutianus, ecco. Lutianus Campecanus. Dub. Sì. Li manda Limanda, limanda. Non si sa dove limanda, ma limanda. Soul shark, squalo sega, che non è il pesce sega, attenzione. La famiglia dei pristioforidi è una cosa. E sono effettivamente squali. Mentre invece pesci sega, quindi pristidi, sono batoidei. quindi sono più razze in realtà. Olive Flounder. Cos'è? Paralictis olibaceo. Ah, ok, un'altra soglia. Là. Ah, eccola. Okay. Poi. Squid, anche qui vago. Ma dov'è? Scusa, non ho capito. Ah, ok, qua davanti. Moreile e la morena. Sembra una roba simile anche se ray, anche lì. Un po' generico. Razza. Ah, c'è il tunnel. Bada lì bello. Sea horse, Eppo ah, hamper. Presumo, qualcosa del genere. Lowfish, pesce palla. Pufferfish, un pesce istrice. Hammerhead Shark sa di preciso quale mered bello anche questo bello bello eh devo dire bello e che c'è si butterfly ah questi sono i cosi sono di branchi bellino di branchi ecosomata ordini molluschi casterò molto bellino presumo sia nudi branchi no lì c'è un pesce napoleone estero eterobranchi si sì, di bene. pesce napoleone molto bello trovo un fiscal massimo ok pesce chirurgo cioè nemo e dori il Battefarifico, pesci farfalla, i loro classici. Ribonilla, bellissima, è la murena nastro. Quella lì, azzurricciala. Pesce Napoleone. Allora, tra pesce palla e, e pesceisti, cioè, i pesciisti hanno delle spine proprio grosse rispetto ai pesci palla. E non vorrei di una zzzata, ma mi sembrano... Famiglie diverse dello stesso ordine. Tetraodontidi. No, allora sono uguali. Tetrodontiformi? si sì, non mi ricordavo se erano tutte e due tetraodontidi: tetrodontidi, perché praticamente sono tetra Eh no, vedi? Ecco, diodontidi infatti sono i pescistici, sempre stesso ordine, ma diversa. Dipende in base a come sono fatti i denti. Cioè i diodontidi, i denti sono. Cioè, i due denti davanti sono. Formano una specie di becco, in realtà sono due denti. Nei pesci palla, presumo siano quattro a questo punto. Invece, quelli a formare la parte in cui mordono. Bella sta parte dove vedi sotto, molto curato devo dire. Aspita, l'unica cosa è per ora mitilta. è il fatto che alcune cose siano mai messe insieme a caso e, e anche, ma, ma quello ci sta alla fine, per carità, alla fine non è che deve essere una cosa assolutamente verosimile, eccetera. Però anche su certe cose sono mega uh, attenti e su altre sono invece piuttosto approssimativi. Oh questa è che roba è? Bella. No vedo No ah è roba Oh Cazzo Trilobite Allora Questo in realtà è un trilobite Non mi ricordo come si chiama Non è Wallisero è eh... pure grosso aspetta Mi sembra che. Fu... Ah, ok, questo. Vabbè, sì. Caso Keirurus? Può essere. Beh, sembra, in effetti. Keirurus è il genere di questo trilobite. Anomalocaris. Ricordiamo la storia dell'anomalocaris: che avevano trovato prima la bocca e poi. cioè, divisi bocca e appendici e pensano fosse due cose diverse. Millo Cunningham, questo non mi va nemmeno che sono sincero. Genere di cordato basale provenienti dagli scisti della Cina meridionale, che dovrebbe essere uh, quel posto che è più o meno un temporaneo dell'argilità di Bargess. Carino, molto carino. Closteus, che non ha bisogno di presentazioni. Eustenopteron, anche lui famosissimo. Vedo una uh, simpatica spirale di Helicoprion. Di là, qui ci sarà. Ok, l'ammonite, anche lì, un po' vago. Di ammonite ce L'ambra, con dentro la zanzara. Mi immagino, come mai? Quello sotto è cos'è? Tiostega, Accanto Ostega. Ok, e poi Helicoprion. Shark Tooth Pattern. In realtà, appunto, è il. La dentatura inferiore dell'elicoprion è un parente degli squad. Ah, vedo un dinosaurino eh? Ora, allora, Ragazzi, si gode. In realtà, abbiamo goduto fino ad ora. Oh, per... Oftalmosaurus Allora, vedo che gli scherzi sono fatti molto bene, cioè sono fatti con cura. Vedete, c'è qui la... la spina dorsale che curva verso il basso, e sopra, appunto, c'è la pinna che in teoria è carnosa e non si vede. Qui c'è la pinna dorsale, anche carnosa, non si vede. Naturalmente noi vediamo questi occhi enormi, ma contate che da di fuori si vede solo la parte che è compresa nel buchetto dell'anello sclerotico, eh. Plesiosaurus. Mm, questo mi sembra che abbia il collo un po' troppo lungo per essere un Plesiosaurus, eh. Sì, me lo sono provato a immaginare disteso. Secondo me è più un Elasmosauro. Arkelon, classico, altro buono, eccetera. E non erano ovviamente così serpentosi i colli dei... dei plesiosauri in generale. Casalcoasus bello, questo devo dire molto bello. Teranodon, maschio, perché questi ce l'avevano i maschi. E ne no, erano più piccole. Però devo dire belli, eh. Guarda che bella angolo dalla coda gli hanno dato a questo. Di Prodocus. Prodoci di sono bello fa vedere un po' le mani di metrodon ok bello tra l'altro in posizione giusta cioè non con gli arti come dire sprawled eh, ai lati del corpo ma sotto bravi bravi quelli che hanno cinognato giuramaya giuramaya bello scoprire che con 300 ore su As, AC, ok, finora ho letto tutto con gli accenti sbagliati. Vabbè, ma, ma una zina non ti preoccupare. Genere estinto di mammifero. Giurassi. Ah, qui c'è il modellino dell'asteroide. Attenzione, carina quest'idea, carina. Questa sarebbe figa anche in un'installazione di un museo. Deinonychus, bello. Tra l'altro, montato in una posa classica, da come era appunto ricostruito nel periodo mentre balzava, eccetera. Archeopteryx. Ma mm, allora, avrebbero potuto fare lo sforzo con l'Archeopteryx, anche se in realtà un po' lacita la posa. Vi faccio vedere una cosa. Aspetta, Archeopteryx. Allora, cerchiamo London specimen. Ecco qua. Questo è il cosiddetto esemplare di Londra. Un po' lo ricorda, ma più che altro, che l'esemplare di Ronda non aveva la testa. Quindi, c'è il Berlin Spaceman che ha effettivamente le zampe messe così con la coda di lato, cosa che è quindi le ali messe così, però probabilmente per un discorso di chiarezza gli hanno fatto la testa non qua sotto, ma sopra. Vi provo una citazione all'esemplare di Berlino quindi apprezzabile anche questo, anche se non è uguale Immagino che si dovesse vedere lo so un po' chiaramente. Uh, questo, ok, brachiosauro. Vabbè, liscio proprio lì, roba. Bello. È eh, ah, il giro sotto perché ti garba. Allora, lo spinosauro. Lo spinosauro è fatto bene per quando è uscito il gioco. Cioè, loro lo hanno aggiornato rispetto. Non so se c'è lo spinosauro nei giochi vecchi. Ma comunque, questo è uno spinosauro. Abbastanza fatto bene. Per le proporzioni e tutto il resto Chiaramente è uscito lo Spinosauro 9 Quindi la coda è sbagliata Però insomma apprezzo il tentativo Cioè sinceramente Nel momento in cui è uscito era uno Spinosauro Per un gioco così Di rispetto per carità è Interessante Cobrolite, Merda fossile Dinosaur track ah, L'impronta fosse di un dinosauro Vista appunto il fatto che ha lasciato le impronte degli artigli nel sedimento e ha un'impronta così grossa, tre dita in questi artigli, direi che è di un teropode. T-Rex, bello chionzo, come si addice a un tirannosauro. No. Ovviamente, Nentilotto con un triceratopo, tra l'altro, la prima volta in cui paiceflosauro... Mm, questo paiceflosauro poteva farlo meglio. Nel senso, la testa non mi torna tantissimo. Perché queste spine grosse Che mi ricordano un misto Tra lo Stigimoloc eh, E non è, non è così grosse Mi sembra le spine di dietro Del Del paricefalosauro Mi avreste potevano smussarle un po' Però ma vabbè. La prima immagine Dicevo dove c'è Triceratops E tiranosauri insieme L'aveva fatta a Charles Knight Dove si vedono Per la prima volta Che si contendono Ho oh, Un po' di becchita E vabbè guarda, Ragazzi Buonissimo allora, solo off, bello. Quando l'hanno fatto bipede, in realtà quando era prevalentemente quadrupede. Presumo abbiano anche voluto un po' citare le ricostruzioni di Bernissar. So. Anch'ilosauro. E lo stegosauro, forse gli ostodermi sarebbero da un po' da rimettere qui, eh. a questo anch'ilosauro. Ma Però, va, Però lascia le cose in fondo, la in fondo mi sembra che Dove va? Ah, bella c'è anche la mega fauna. Mammut. Questo presumo è dalla curvatura delle zanne, sia un mammut lanoso. Perché? Allora, ormai ve lo dico. Come spiegherò nel video di martedì, eh, si fa presto di mammut. Cioè, mammut, se intendi il, il gruppo di elefanti. Noi si, ci, si pensa sempre solo al mammut lanoso, ma non è così. Ce ne sono diversi, anche, dive, anche diversi dal mammut lanoso. E non è detto che il mammut lanoso con le sue caratteristiche un po' peculiari, tra cui l'avere il pelone lungo e folto. Sia un buon metodo di paragone per il gruppo dei mammut in generale. I mammut sono esclusivamente gli elefanti del genere Mammutus: basta. Non ce ne sono altri di Mammut. Ci sono i mastodonti. Che però non sono neanche elefanti, in realtà, pur essendo sempre proprio uscidati. Che purtroppo il loro genere è Mammut. Il mastodonte è Mammut Americanum. Quindi quello genera un po' di confusione, però vabbè. Con le zanne smussate, perché insomma si sa per tutta che è smilodonte. Zanne smussate perché appunto le usavano per rompere il ghiaccio, eccetera. Quindi. Mega Cerops. Non mi ricordo se non cambiato nome, aspetta. No, ok, Mega ok, megacerops conosciuto anche... Mega... mega... aspetta, non mi torna so sta cosa. Brontoterium. Il brontoterium, brontoterium, conosciuto anche come Mega megacerops o brontops. Ah, ok, forse sono nomi non più validi, quindi giusto dovrebbe essere brontoterium, presumo, no? Sembrava fatti fatissano. Ok, vediamo se mi... Ok, non ben ho ben capito. Qui me la dà in realtà come genere valido. Sinonimi Brontoterium Cop. Boh, vabbè, indagherò un po' la sistematica. Però... No. Diciamo, eh, mi ricordavo non fosse scontato. Ah, è megalocero. Tra l'altro, le corna sono un po' troppo grosse in questa parte. Secondo me, eh, fa un po' più fini. Il fondo, cose. Megalocero ci ho lavorato al modellino, no, sapete. Ah, stupenda questa cosa, non l'avevo vista. C'è tipo l'albero geologico con dietro tutti i vari tipi di animali. No, che bello. Guarda, qui c'è cos'è una mucca, quindi presumo ruminanti. E qui ci sono i cervidi, infatti. No, stupendo. Questa è veramente una chicca, eh. Ah, c'è proprio il percorsino con tutta la roba. Australopit. Ci manca un ecus, però, ok. <ride> Ma questa cosa stupenda! Ma guarda lì! Bellissimo! No, questo è bello. È veramente bello. Devo dire... Devo dire... Bello. Ah, e te ti vai a mettere dove è l'australopiteo? Tipo? Sarebbe una cosa... No! Ma che bellezza! Stupendo! Bellissimo! Bellissimo! Sono fiero. Questa cosa è veramente veramente bella. Veramente veramente bella. Ho apprezzato molto. Davvero. Bello, bello, mi è piaciuto molto. A parte quelle due o tre cosine che. Mh, quelle due o tre cosine che eh, appunto dicevo, vabbè lì potevano fare diverso, oppure ma lì però troppo approssimativo. Devo dire. Voto 10. No, 10 no, vabbè sì, no, voto alto nel senso, direi almeno un 9. Secondo me è, è molto bello. Mh, hanno fatto veramente un bel lavoro. Cioè, pensare che in un giochino così c'è un museo che è meglio di tanti musei eh, veri di oggi, eh, come installazione, come disposizione e tutto. E ehm, non è nemmeno un gioco dove te devi costruire il museo. Cioè, il museo è una delle tante, quest, diciamo, che devi fare. però come devi fare il museo, devi fare altre cose, insomma. Eh, bello, bello, molto bello. Zoopark con vari generi di animali hanno un nome che inizia con tetra. Tetra vuol dire 4. Tetragnata, sono i cosi, sono i ragni, Tetrapoli. siamo anche noi, insomma. Mm. Ok, dici abba che dabba? E anche di, le farfalle dormono di sera, bello. Marti 8991, ci cioè andrei in un museo del genere, ma di brutto, ma di brutto. Scherzi. Bains, ti consiglio dopo di guardare il video aggiornato con le creature marine, marine e qualche chicca con le statue. Allora Le creature marine le abbiamo viste, in realtà. Non ho le statue, vediamo un po'. Vabbè, le statue in realtà mi frega il giusto, però. Aspetta, Animal Crossing Museum, Walk around a complete museum, allora, questo è Walk around, including sea creatures. Ok. Ah no, ok però. Okay. C'è roba nuova. o oh no. C'è delle cose che non abbiamo visto. Fa un po' vedere. Eh sì, qualcosa c'è che non abbiamo visto. Eh aspetta, attenzione. Eh sì, tutta questa roba non l'abbiamo mai vista. No? Aspetta. Sì, ma se non ci fai vedere... E eh, lui non lo fa. Allora, vediamo un po'. Ci sono delle anguille giardino. Questo sembra un cetriolo di mare. Questo è un riccio matita. Qui c'è un astice o qualcosa di simile, la ragosta Questo è un gambero pugile, che in realtà è un parente del cicale di mare. Eh sì, c'è un po' di roba in più. Però lui non è stronzo, non si ferma rispetto a quell'altro. Ah, e qui c'è roba nuova anche. C'è una stella di mare. Qui sembra un grosso gasteropode. Qui c'è un, uno strombide o qualcosa del genere. Vedo un polpo dei balani ah qui c'è il coso c'è il Callinectes Sapidus sì, questo granchio qua, o qualcosa del genere insomma c'è un altro granchio questo sembra un anemone o qualcosa del genere Non saprei Callinectes sì. è una specie invasiva tra l'altro da nostre parti meduse lì bello eh non si corre per i musei. Stiamo calmi. Majora Spuppet. Vediamo un po' se c'è qualcosa in più anche qua. Qui mi sembrava di no. Però. Ah, oh, bello! Aspetta un po'. Ok, qui abbiamo delle spugne silice. Che ecco, in realtà. La spugna silice. Le spugne silice da fuori. Appaiono un po' diverse. Cioè, così è come sono dentro. Da fuori non tutte le specie appaiono così di questo... Quindi forse potevano farlo un pochino più nascosta la struttura, ma ci sta. Poi beh, abbiamo la Macrokeira. Siamo... No, sì. Macrokeira, sì, no. Insieme siamo il gran gigante giapponese. E poi abbiamo il polpo vampiro. Vampiro Infernalis. Che anche io non lo conosco. Ah, ci sono anche questi calamaretti va. Bello. E, e dell'isotopo di giganti. E il Sea Pig. Questo è il Sea Pig. Cioè il maiale di mare. Che è in realtà un parente dei cetrioli. Di mare. Bello. Devo dire bello. E però non si ferma. Va a diritto. Cioè a furia. Ok, lì c'è un altro po' di roba dove c'è le meduse. Vabbè, ho preso idrozoi. Oh. Ok, gli piacciono le meduse, presumo. Lì c'è altre cose. Gamberetto, sembra tipo gamberetto pulitore. Un altro granchio, un altro casteropode. Ragazzi, allora, sto lì non si ferma, va, dritto confuso. C'è perso. Ah, va bellino sto coso. Non, non coso, una. Ma... Uh, c'è il polpo d'umbo qua Buah, ce n'è di roba quindi hanno fatto un aggiornamento e hanno messo più roba ok vabbè infatti rivede 18 volte le stesse cose abbiamo capito che ci sono cose nuove portaci a vedere cose che non sappiamo ma ah, ma lui tipo ma a caso aspetta ok le statue ok c'è la lupa di roma ah queste le fai vedere eh stronzo ah, vabbè ma le, delle statue mi frega poco ah questa è la nicchia la... siamo trash tu minchia c'è un po' di roba italiana ma giusto un po' eh. e poi academic painting ah cazzo la ronda di notte ah c'è proprio boia a parte già me lo ricordavo c'era anche negli altri cosi, negli altri animali la libertà di popolo boia quadri non c'è cioè non no, per cioè, live diciamo bello però devo dire che ci hanno messo una certa cura comunque Ah sì, c'è quel, quel trassone di volpolo e ti cerca di rifilarti le, le cazzate. Tra l'altro. Sì, è vero, i dipinti dice anche la storia del Sarquadro, mentre alcuni animali non ti spe specificano nemmeno la specie. Eh, sì, questo è purtroppo è una nota di, di demerito. C'è un video carino di Watch Mojo che fa la top 10 delle creature marine per le storie più spaventose, Malberry Flyer. Sì, me l'hanno passato, non l'ho visto, lo userò per una reaction. Definirlo carino forse è un po' prematuro, però insomma, sai che io i tipo di video lì... Mm, insomma... Comunque, via. E allora, ragazzi, eh, direi che per stasera abbiamo visto appunto un museo molto bellino. piacerebbe vederlo un museo così dal vivo. Eh, sinceramente, eh, io vi devo salutare perché sono mega stanco. Come vi avevo già aggiornato, in realtà è durata anche più di quanto eh, pensavo che durasse. Ma in realtà mi ha fatto molto. Eh, non. Eh, non. Eh, non eh, come dire, non. non, non... viene parole ragazzi, Troppo. Banco. Eh, raidino sì, si fa il raidino a Matt stavolta Allora eh, andiamo a trovare Matt di Intail che è in live Allora ragazzi io eh, vi saluto vi dico che Martedì esce il video appunto monografico sul mammut lanoso. Ebbene sì, quindi um, insomma, se mi, se mi seguite su YouTube, comunque, tanto lo vedete, seguitemi anche su Instagram, su Spotify è appena uscito ieri il mio nuovo podcast. Quindi il mio nuovo episodio del podcast. Se volete far parte di questo progetto, appunto, andiamo su. Insomma, vi lascio ovviamente in descrizione, ve lascia Luca. La, il link alla pagina di Patreon e niente più o meno vi ho detto tutto. C'è anche i miei modellini le scientificamente accurati, il mio merchandise con le magliette o le griglie fatte da me, eccetera. Solite cose. Quindi ragazzi vi ringrazio tantissimo e grazie della compagnia, grazie degli abbonamenti, grazie dei follow, grazie a tutti e ci vediamo prestissimo e vi auguro una buonissima serata. Ciao ragazzi, statemi bene.